Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi domenica 11 febbraio. Beh, insomma oggi ci sarebbe da parlare moltissimo, io cercherò di farlo per il tempo che mi sono autoconcesso, cioè pochi minuti, ma quello che è successo ieri a Macerata e non solo in altre 75 città italiane è disgustoso. Avete, avete capito? Bene, eh, come la interpreto, la cosiddetta manifestazione antirazzista. Allora, a Macerata, come prima cosa di cronaca, quello che è successo oggi è che è avvenuta una sorta di arancia meccanica. Avete capito bene? Arancia meccanica, quel film in cui nella villetta di Beverly Hills si presentano, mh, perché è ispirata ovviamente all'omicidio di Manson, si presentano questi vestiti di bianco e uccidono e, e chiunque, poi vanno a uccidere. Quello che è successo a eh, Pamela è arancia meccanica. I magistrati oggi dicono di aver chiuso le indagini. Non so come sia possibile, visto che due giorni fa non sapevano chi era l'omicida, ma tant'è. Hanno arrestato tre persone nigeriane che a Macerata avrebbero fatto a pezzi una ragazza. Cosa succede? Poi dopo, il giorno dopo un pazzo scatenato neofascista, perché così si, eh, di fatti si può definire questo signore, inizia a sparare al, eh, a sei persone eh, che avevano l'unico problema di avere la, co la, la pelle colorata. Quindi neanche legittima difesa. Uno che ammazza a caso soltanto per la pelle. Disgustoso, inaccettabile. <ride> Scusatemi, cosa succede? Il, eh, in, questa, in questa vicenda eh, si innesta eh, il, la scusa della, ma della, 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 della marcia antirazzista che non serve assolutamente a nulla e al quale è evidente, del tutto evidente, dopo che il sindaco dice guardate che qua c'è tensione in città, lasciate perdere. I soliti centri sociali, i comunisti, quelli proprio quelli, quelli che fanno schifo. Insomma, questa gente qua, sapete che fa? Dice chi se ne frega che ci sia attenzione, anzi, noi la facciamo questa marcia. Nella marcia disgustosa e che fa schifo, che fa schifo, va bene, in questa marcia schifosa, sapete che cosa cantano? Ve lo spiego io che cosa cantano, adesso dico. Ma che belle son le foibe da Trieste in giù! Ma che belle sono le foibe da Trieste in giù! Allora io li identificherei uno per uno, quelli che hanno cantato: Ma che belle sono le foibe da Trieste in giù!, e li metterei in galera, così come mettono in galera quelli che alzano il, il, il braccio nazista no? o fascista, uguale, uguale. Noi abbiamo il reato di fascismo in Italia, abbiamo fatto tutta la legge fiano, eccetera. E se qualcuno in strada si permette di dire: Ma che belle sono le foibe da, da Trieste in giù! e ancora si discute. Si critica Renzi perché non ha partecipato a quella manifestazione. Bravo Renzi! Bravissimo Renzi a non aver mai partecipato a quella manifestazione. Poi ti leggi l'intervista di Romani, che dovrebbe essere quello di Forza Italia, no? il centro moderato, che non dice assolutamente nulla, non ha il tempo per condannare questa roba. Dici: Sì, si possono anche fare le manifestazioni antirazziste, ma che dici, Romani? Non si fanno manifestazioni in cui ci sono persone che cantano, ma che belle le folbe da Trieste in giù. Ci arriva Romani? Ci arriva? O gli fa schifo fa parte del centro-destra Romani? No? Ci si dovrebbe essere un'indignazione generale! Basta leggere oggi sul Corriere della Sera lo straordinario pezzo di Messina, in cui racconta cosa sono le foibe, in cui racconta cosa succedeva. Venivano a casa tua nel 1945, quando era finita la guerra, ti prendevano tuo padre e tua sorella, il padre si toglieva l'orologio. Questa è la descrizione straordinaria che ha fatto oggi Messina sul Corriere della Sera, e poi non ritornava più, neanche gli sprecavano una pallottola perché li buttavano nelle foibe, in delle buche in cui nessuno poteva essere neanche più riseppellito. Queste sono le foibe, una cosa disgustosa per cui non c'entra niente se fascisti, comunisti, solo uccisi perché italiani. E ci sono dei loro italiani, discendenti italiani, che dicono che belle le foibe da Trieste in giù: in galera. Chiaro? Più di quanto vadano in galera i fascisti oggi se fanno l'apologia del fascismo. Sì, mi accaloro molto, avete ragione, mi accaloro loro perché queste marce schifose in cui c'è gente che si permette di dire delle cose così disgustose che non onorano morti che muoiono solo perché italiani uccisi dai comunisti Titini è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello, chiaro? E chiunque che da 14 anni a 100 anni oggi dovrebbe... Onorare il ricordo delle foibe, non sputarci sopra ricordando questa manifestazione disgustosa! di Macerata e delle altre città ovviamente poi ci sono state anche le manifestazioni per la giornata del ricordo e cosa succede alla manifestazione della giornata del ricordo scontri perché arrivano gli antagonisti e a Piacenza e a Torino menano i carabinieri chiaro questo succede questo è il partito il problema è l'ondata del fascismo questo è il problema in Italia non il fatto che ci sono i soliti centri sociali notav notap no, no, no cazz che rompono le balle da dieci anni su qualsiasi cosa che facciamo qualsiasi scusa è buona No Global, questi mi fanno orrore. Così come mi fanno orrore tre nigeriani. Posso dirlo? No? Tre nigeriani che prendono una ragazza, la, eh, le permettono di drogarsi, la violentano, probabilmente, la sezionano. Con un coltello, la dividono e la squartano e la mettono in due diverse valigie e occultano il cadavere, chiaro? Questo è quello che è successo a Macerata, va bene? A Macerata è successo questo e c'è stata gente che ha inneggiato alle foibe. Poi dopo, quando eh, trovo i distingue di, di, eh, di Romani, eh, mi viene da ridere, quando vedo invece che Renzi dice utilizzano anche questo contro di me, perché Renzi non partecipa a quella manifestazione e lo fa bene, e ha ragione per una volta Renzi, beh, vabbè insomma avete capito come la penso su questa cosa bellissima la storia appunto di Messia sul Corriere della Sera che la ricorda il Corriere della Sera dall'altra parte pensoso oggi ci ricorda con De Bortoli le promesse dei, dei in campagna elettorale fanno i fenomeni poi dopo ci ricorda ma è lo stesso Corriere della Sera che ci ricordava le promesse che ci ha salvato dalla, dalla, dal fallimento eh, Monti è lo stesso Corriere della Sera con Lodan che ci ha spiegato quanto si deve essere seri non si devono fare promesse non si devono dire cose sbagliate attenzione al debito il debito in questi ultimi 5 anni è esploso 300 miliardi di debito in più nonostante il vostro Monti, il vostro Letta, poi Renzi, mille giorni. Quindi insomma di che cosa state parlando? Cioè quest'idea delle lezioncine dei giornalisti che ci spiegano che non c'è. C'ha ragione, io ho perfettamente ragione, ma ci vorrebbe un po' di consapevolezza da parte nostra, e cioè quella di dire: ragazzi. Non è facile, perché poi devi governare come fa Renzi con quelli che sono per le FOIB, devi governare come fa con Berlusconi, con Romani che pensa al suo seggio come è legittimo che sia, questo devi fare, capito? Questa è, il, è, il, è la politica. La politica è fatta, caro direttore De Bortoli, non come facevi tu i giornali, che potevi sceglierti i tuoi giornalisti, assumerli e fare come ti pareva. La politica è fatta purtroppo da un personale politico che talvolta esagera. Poi però sullo stesso giornale serio contro le eh, ipocrisie, le demagogie, aumentiamo a questo, diminuiamo a quest'altro, insomma contro la campagna elettorale, come solletica il popolo cretino italiano con NTV, cioè con Italo. Io leggo una pagina intera di, di Vico che mi spiega che Italo è un peccato che è andato all'estero, io l'ho scritto ieri, ma lo capisce anche un bambino di 4 anni, ma di che cavolo state parlando? Sapete che cos'è Italo? Italo sono delle rotaie che sono di una, eh, di una infrastruttura italiana perché sono proprietà, di RFI, rete ferroviaria italiana, quindi delle, dello Stato, le rotaie sono dello Stato, i trenini sopra sono di Italo, venduto agli americani per 2 miliardi e mezzo, i trenini quindi sostanzialmente abbiamo venduto agli americani la concessione per utilizzare quelle ferrovie dello Stato, ferrovie dello Stato, ma di che stiamo parlando? Abbiamo attirato 2 miliardi e mezzo, abbiamo creato valore per questo paese e ci stiamo a lamentare per il fatto che abbiamo venduto Italo agli stranieri, di Vico! Ma quanti pezzi abbiamo letto del vostro giornale contro Trump per i dazi, contro Trump per i muri, sull'apertura all'Europa, sull'importanza della concorrenza, sulla diminuzione del debito, sul intervento statale? E oggi, quando invece questo avviene perché comprano Italo gli stranieri, lo chiami Americo invece che Italo e dici che c'è questo sapore diciamo di tristezza nella vendita. Ma quale tristezza? Dovremmo stare tutti contenti che gli americani vengono qua e ci pagano due miliardi e mezzo per una cosa che non riescono a spostare dall'Italia. Italia, no? Va bene. Comunque, insomma, mettete insieme Di Vico e, e De Bortoli e cercate di capire qual è l'idea diciamo politica di quel giornale che spiega sempre a tutti come si debba fare, per carità non ce l'ho manco io. Poi leggi Boccia, Presidente della Confindustria e, 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 e Visco eh, sul calo del debito e ti viene da ridere. Invece la cosa più divertente di oggi è, come sempre, travaglio, perché quello che abbiamo detto ora eh, rispetto a, eh, a Ferruccio e a Dario, che sono due grandi giornalisti, sono magari diversità di opinioni. Ma quando leggi Travaglio ti viene veramente da ridere, perché la tesi di travaglio... Che è chiaramente lo striglione del Movimento 5 Stelle, e che i due 5 Stelle pizzicati dalle iene a non aver restituito i loro rimborsi, ma lo stesso Di Maio pizzicato da Panorama. Ad aver preso 400.000 euro di rimborsi, è legittimo, si possono fare eh, i rimborsi e loro non li restituiscono. E dice Travaglio: Cavolo, ve la prendete da giornalisti con loro che eh, violano un codice interno, nessuna legge, perché anzi restituiscono i soldi, chapeau, quindi al fatto che restituiscono i soldi, e non ve la prendete con gli impresentabili, categoria dello spirito che non esiste ovviamente, con gli impresentabili del PD e del, di Forza Italia, che sono gente indagata dai magistrati, quindi che violano non. Codici interni del partito, ma leggi generali dello Stato. Allora dice Travaglio: Sarà ben peggio quello che fanno PD e Forza Italia? E io gli dico: No, caro, perché il Movimento 5 Stelle, con la sua presunta diversità rispetto agli altri, ci ha costruito il suo successo elettorale. Quando tu. E eh, vedi uno del PD di Salerno, o vedi uno di Forza Italia di Salerno, adesso dico a caso, sai quello che vedi, no? Lo sai, lo vedi. Quando vedi un giovane del PD con questa retorica dei giovani, restituiamo i soldi, lo diamo alle piccole imprese, siamo bravi, inesperti, ma onesti, eh, non ti aspetti che faccia la cresta rispetto agli accordi che aveva preso con Casaleggio e non restituisce i soldi. Cioè, tu li voti, molti italiani li votano? Sul fatto che loro sono gli uomini più onesti del mondo, a differenza della merda che c'è in tutti gli altri partiti. E allora, Travaglio, è molto più grave, perché tu mi stai ingannando. Non sai nulla, non hai avuto un lavoro, non, sai, non hai nessuna esperienza, non conosci la politica. Sei eletto con 50 voti nelle parlamentarie, va tutto bene, perché penso che questa freschezza possa voler dire onestà, onestà, onestà. O se, ma se appena ti do addurire, mi prendi per i fondelli... Forse un po' di pregiudizio nella tua capacità di essere onesto, me la pongo. O oh no, strillone del Movimento 5 Stelle, caro Marco Travaglio, il direttore del Museo Egizio oggi risponde alla sua promozione 2 per 1 perché nel Museo Egizio possono entrare due arabi al prezzo di uno, perché c'è questa promozione che dura tre mesi e se la prende contro quelli che non capiscono, la Meloni che va a manifestare sotto il Museo Egizio. Però io vi chiedo una cosa, e lui giustifica questa cosa dicendo beh, ma noi lo facciamo anche per i bambini, no? Che gli facciamo lo sconto, facciamo un prezzo ridotto. O lo facciamo anche a San Valentino, no? Il 14 febbraio si può entrare, eh, la coppia paga soltanto uno. Caro direttore del Museo Egizio, vorrei segnalarti la, la seguente cosa. Se tu non avessi preso due arabi al posto di uno, ma avessi messo lì due ehm, italiani eh, gratis al posto di uno, tutti di sedere a pagare di più, oppure due cinesi, oppure due nigeriani, cioè, la differenza che tu hai posto è etnica, secondo non si vuol dire razziale, diciamo etnica. Certo, la tua è un'etnia che proteggi, che figura chi, ti, chi si lamenterà mai se si protegge l'etnia araba in questo paese o l'etnia nera o invece che quella bianca caucasica cose che sono scritte eh, quando tu entri negli Stati Uniti e ti richiedono in tutti quanti i form. Quindi cosa succede? Che tu hai dato una preferenza etnica per avere uno sconto. Non hai dato una preferenza uguale per tutti, regalo un biglietto alle coppie, regalo un biglietto ai bambini. No, regalo un biglietto solo chi ha il passaporto arabo. Sarà un po' diversa o mi stai a prendere per i fondelli anche tu? Boh, io non lo so. È un grande storico, è un grande egittologo, questo greco, ma forse sulla questione, diciamo, delle differenze etniche ha toppato. Direi che per oggi è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela e vi do appuntamento, se ce la faccio, anche ehm, domani. Mi scuso per ieri che mi sono preso un giorno di pausa, ma ogni tanto me la devo prendere. Vedete, sono più carico che mai quando me la prendo. Ciao!